Campionato dei sogni abbraccia tutti i campioni che vanno dagli anni 60-70 fino agli anni 90. Attenzione, però Carenca. Carenca, il tocco per Bagni da queste Maradona, il tiro, c'è il secondo gol! Calvi di Garbando, Maradona, partita archiviata! Venivano mandati dietro i soldi, il business per i valori, e oggi mi pare che si fa proprio il contrario. Il campionato di sogni PES è un'esperienza di calcio virtuale che rimette in campo i calciatori degli anni 80 e 90. Maradona, Baggio, Platini e Baresi che si sfidano per il titolo. Un progetto che sta riscuotendo grande seguito. L'idea del campionato dei sogni PES nasce da un'iniziativa personale, cioè era una cosa che veniva fatta in maniera dilettantistica così per gioco, e poi è nata da un gruppo di amici, è stata fatta questa, diciamo, questa iniziativa di metterla su Facebook. Non avevamo idea onestamente che potesse avere questo successo. Il campionato dei sogni abbraccia tutti i campioni che vanno dagli anni 60-70 fino agli anni 90. Quindi la carrellata è semplice perché i più grossi giocatori come Maradona, Zico, Platini, Cruyff, Pelé, Beckenbauer, Gerd Müller, Kroll, che è amatissimo a Napoli. Per esempio, una delle cose più belle è vedere giocare nel Napoli, per esempio, Kroll e Maradona insieme, oppure che ne so, nel Milan, Weah e Van Basten, che non hanno mai giocato, oppure nell'Inter, per esempio, vedere giocare Boninsegna, Altobelli insieme magari a Zamorano. Attenzione, ancora Carenca. Carenca, il tocco per Bagni da queste Maradona, il tiro, c'è il secondo gol! Calvi di Garbando, Maradona, partita archiviata! Avanza Beccalossi, il tocco per Altobelli, Boninsegna, il tiro, il gol strepitoso di Boninsegna. Grandissimo gol di Roberto Boninsegna. Per Antonioni, la mette dentro e c'è il vantaggio dei Viola. Gol di Roberto Baggio. Una magia che solo il calcio virtuale può dare. E una cosa importante da dire è che da noi il calcio virtuale, forse con la nostra iniziativa, sta prendendo piede, perché all'estero lo sport virtuale è già una realtà, e oltretutto in Italia si scommette anche sullo sport virtuale. Le squadre vengono fatte naturalmente con dei valori che devono rispecchiare i valori delle squadre dell'epoca, alcune partite che vengono giocate dal computer direttamente, quindi i risultati sono lasciati a esclusiva sfida computer contro computer. In altri casi invece, quando sono partite che dobbiamo trasmettere, facciamo giocare qualcuno di noi. Zero, attenzione, c'è Careca, il tocco verso le mani, scende alle mani, lo mette dentro e c'è questo gol strepitoso di Careca. Bellissimo il suo tiro. C'è uno staff importante, uno staff qualificato che lavora attorno. Roberto Valentino è la prima persona da citare. È un artista, prima di tutto, con uno spessore umano notevole, e poi con una professionalità e una capacità fuori dal comune. Lui si occupa di telecronache. Lo stadio olimpico che vi parla è Bruno Pizzul per questo importantissimo derby capitolino tra Roma e Lazio. Sentire quella sigla della Domenica Sportiva per me è un tuffo al cuore. Quindi mi immagino quello che può essere per chi ha qualche primavera in più di me. Cordiale saluto da Bruno Pizzola per questa prima domenica sportiva del campionato dei sogni PES. Sono andato a vedere quali parole si usavano di più. Ripartenza, che ne so, fuorigioco, montante, palo, cross, traversone, più vabbè, parole che ora non si sentono più per ovvi motivi, per motivazioni di carattere tecnico, come libero. Parola libero non si usa più. Venivano mandati dietro i soldi, il business per i valori, e oggi mi pare che si fa proprio il contrario. Infatti io posso dirlo senza vergogna che io il calcio di oggi, con tutto rispetto per chi lo fa, non è una critica, però io non lo seguo.